Questi sono i nuovi occhiali multisport di Decathlon, il modello MH900. Un occhiale che mi ha stupito sotto tantissimi punti di vista, ma soprattutto per il suo prezzo veramente competitivo. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio subito a parlarvi dell'aspetto che più mi ha sorpreso di questi MH900, ovvero la loro lente. Infatti qua troviamo una lente fotocromatica 2-4 realizzata in policarbonato. Una lente che veramente svolge un ottimo lavoro di isolamento dai raggi solari e da tutti i raggi UV. Come vi dicevo, abbiamo una lente 2-4, quindi che da sola va a passare dalla gradazione alla gradazione 4 nel momento in cui andiamo a correre. Questo passaggio non è velocissimo, diciamo che ci sono occhiali di fascia maggiore che sicuramente hanno un passaggio molto più rapido. Però comunque, avendo anche un passaggio abbastanza morbido, non si vede il contrasto quando lo si utilizza. Ci vuole qualche secondo in più, ma è proprio una sottigliezza. Ad occhio si fa anche fatica a percepire quando li utilizziamo. L'aspetto poi che mi è piaciuto molto è che arriva fino alla categoria 4. Dunque questi occhiali possono essere utilizzati anche per andare, ad esempio, su ghiacciaio, a fare alpinismo, sci alpinismo, perché hanno tutte le protezioni che occorrono. Infatti sulle parti laterali troviamo gli inserti in plastica removibili, sono veramente facili da togliere e da mettere, che vanno a schermare completamente l'ingresso della luce. In questo modo anche il riverbero dovuto da roccia o neve non sarà un problema con questi occhiali. L'aspetto però che mi ha convinto un pochino meno di questa lente e più in generale della costruzione è che tendono ad appannarsi più facilmente rispetto magari a un classico occhiale di fascia superiore. Per intenderci, a me è capitato di correre vicino a un fiume di sera in cui c'era un pochino più di umidità e mi si sono appannati abbastanza spesso. Se li andrete a utilizzare sicuramente in una giornata bella soleggiata dove l'umidità non è così alta, il problema non si presenterà. Diciamo che questo magari è il più grosso aspetto che andrei a tenere in considerazione come difetto nel momento in cui andiamo ad acquistarli, perché per il resto sono tutte cose piccoline. Come vi dicevo, poi una lente in policarbonato che lavora bene, ottima. L'aspetto che naturalmente conosciamo delle lenti in policarbonato è che tendono a graffiarsi facilmente. Devo dire che io queste le sto utilizzando da un bel po' di uscite e sono ancora veramente ottimi, però da questo punto di vista dovremmo essere anche noi a prendercene cura, a utilizzarli sempre in modo corretto e riporli nella custodia che viene data in dotazione. Però hanno sicuramente l'ottimo aspetto che nel momento in cui si va a graffiare la lente non va a diminuire la protezione dai raggi solari. Quindi anche se dovessimo graffiarli veramente tanto, comunque la protezione sarebbe sempre garantita. Continuando, parliamo anche dello chassis di questi occhiali, perché è fatto completamente in plastica. Devo dire, una scelta secondo me azzeccata, perché parliamo di un occhiale comunque molto resistente, di un occhiale molto leggero, perché parliamo di soli 25 grammi. Parliamo anche di una plastica che tendenzialmente non si graffierà molto facilmente, quindi anche abbastanza durevole. Per quanto riguarda le regolazioni, abbiamo una regolazione sul nasello classica che ci permette di poter andare a stringere l'occhiale sul nostro naso e un'altra classica regolazione sul finire delle bacchette. In questo modo potremo veramente andare a calzare nel migliore dei modi l'occhiale evitando che balli. E proprio parlando della stabilità di questi occhiali, devo dire che con la giusta regolazione non si muovono. Possiamo tenerli su anche sui sentieri più sconnessi, anche quando magari si corre, fare trail running eccetera, non è un problema, perché l'occhiale, se lo regoliamo bene, è veramente molto stabile. Dunque arriviamo alla conclusione per questi MH900 di Decathlon, iniziando dal prezzo. Vengono venduti da Decathlon a 80 euro, ma esiste anche una versione inferiore che non ha lente fotocromatica, ha una lente categoria 4 fissa con lo stesso chassis, che in quel caso costano 20 euro in meno, parliamo di 60 euro. Ve li consiglio? Sì, perché mi ci sono trovato veramente molto bene. Questi possono essere degli occhiali veramente tutto fare. Potete utilizzarli dall'andare a far ciclismo, corsa, trail running, escursionismo, alpinismo. Devo dire veramente ottimi. L'unica cosa da tenere a mente, ricordatevi che essendo un categoria 4 non si possono utilizzare per guidare, la legge non lo consente. Però per tutto il resto, per tutto quello che sono le attività outdoor, veramente secondo me un occhiale bomba, soprattutto con questa lente fotocromatica a questo prezzo. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!